Respirare a pieni polmoni. Godere di una passeggiata tra i boschi, nell'osservare il mare quieto o in tempesta. Guardare, vedere, stropicciarsi gli occhi di fronte alla bellezza della natura senza correre a prendere in mano il cellulare per fermare il tempo. Fare foto da spedire a chissà chi e poi cancellare. E trovare il piacere dell'incontro, dell'abbraccio, di ogni forma di contatto umano. Vivere senza limitarsi a guardare in TV le serie sulle vite fantasiose o violente degli altri. E poi parlarsi, confrontarsi, discutere di ciò che ci unisce, ma anche di quello che ci divide. E ancora leggere un buon libro, ascoltare ogni tipo di musica, ma anche apprezzare il suono del silenzio. Non trascurare mai l'affetto per te degli amici, il tesoro più grande. E poi cercare quanti sono meno fortunati di noi e dar loro una mano senza pretendere un grazie, ma solo perché è giusto farlo. Prima che la nostra umanità anneghi in una comoda ma triste indifferenza. Riscoprire la parola amore, un sentimento che deve essere vasto e profondo. Aiuta più di ogni medicina chi lo riceve e chi lo manifesta, perché la vita è molto complicata, ma soprattutto per colpa nostra. Si può vedere la luce non solo con gli occhi, ma anche con il cuore. Clemente Mimone.